La ricetta della cupola di Ziti fatta da Andrea Mainardi alla prova del cuoco. Ricette oggi 17 aprile 2018. La ricetta di un primo piatto ovviamente originale e goloso. Un piatto che è una vera sorpresa da portare in tavola. Prosciutto di Praga, formaggio, pomodori secchi, besciamella, poco altro. E gli ziti sono pronti per trasformarsi in golosa cupola. Dalla prova del cuoco oggi 17 aprile 2018, ottime ricette, non solo la ricetta di Andrea Mainardi, ma un po' tutte sono da copiare e gustare. Antonella Clerici suggerisce di servire questo piatto anche nelle occasioni di festa, quando si è in tanti e si sta tutti insieme. Ecco dalla prova del cuoco ricette di oggi la ricetta della cupola di ziti, il primo piatto di Andrea Mainardi. Non perdete le prossime ricette del Cooking Show di Rai 1. La ricetta della cupola di ziti alla prova del cuoco. Ricette 17 aprile 2018. Ingredienti: cupola di ziti. La prova del cuoco. Ricette Andrea Mainardi. 300 g ziti, 100 g besciamella, 4 zucchine, 1 fetta spessa di prosciutto di Praga, 200 g formaggio grattugiato, 50 g pomodori secchi sott'olio, 1 robiola, 1 scalogno, 1 mazzetto di oregano fresco, pan grattato, olio evo, sale e pepe. Preparazione cupola di zita di Andrea Mainardi. La prova del cuoco. Ricette: in acqua bollente e salata cuociamo gli ziti per circa 10 minuti, devono essere morbidi e al tempo stesso al dente, li scoliamo e condiamo con un filo di olio, facciamo raffreddare. In padella facciamo soffriggere lo scalogno tritato con un filo di olio, aggiungiamo le zucchine tagliate a rondelle, le facciamo dorare. Passiamo alla besciamella, che facciamo nel classico modo. Sciogliamo il burro nella pentola e aggiungiamo la farina. Uniamo il latte, mescoliamo e facciamo cuocere, addensare sul fuoco, saliamo e completiamo con la noce moscata grattugiata. Spennelliamo uno stampo a forma di ciotola con l'olio e foderiamo con la carta forno. Sul fondo spalmiamo 2 cucchiai di besciamella. Disponiamo gli ziti a spirale, copriamo il fondo e i lati. Spolveriamo con il formaggio grattugiato, aggiungiamo le zucchine trifolate, pomodori secchi a pezzetti e il prosciutto sempre a pezzetti. Copriamo con altri ziti, besciamella e continuiamo con gli ingredienti. A metà dello stampo, mettiamo la robiola intera. Copriamo sempre con ziti e condimenti facendo altri strati fino al bordo dello stampo. Completiamo con ziti e formaggio grattugiato. Mettiamo in forno a 180 gradi e facciamo dorare il tutto, togliamo dal forno e lasciamo intiepidire 10 minuti. Capovolgiamo poi sul piatto da portata.